siamo a Romix con Renato Novara, la voce di Sonic. Parliamo quindi di questo film di cui è da poco uscito il sequel. Yes. Sì, il film di Sonic 2, che ovviamente è il sequel dell'1, che è stato per me un fichissimo, perché intanto è stata una conferma. Una conferma della conferma, nel senso che io arrivo dal videogioco e quindi già essere confermato per il primo film è stata una soddisfazione pazzesca. Poi essere confermato nel secondo ancora di più, con compagni d'avventura che sono miei amici anche nella vita, cioè Maurizio e Benedetta. E di questo devo ringraziare anche soprattutto Max Alto, che mi ha scelto e mi ha voluto, che è il direttore del doppiaggio, che avete avuto ospite, forse, o che avrete ospite anche voi, e con cui è stato fatto un lavoro fichissimo. Parliamo sempre di attori in carne ed ossa. Tu sei stato Michael Banks nel ritorno di Mary Poppins. Yes, Michael Banks nel ritorno di Mary Poppins, che è stata una soddisfazione enorme per me. Io, dunque, dovete sapere che Mary Poppins è sempre stato il mio film preferito da piccolo. Per me era il simbolo del Natale, quando arrivava Natale c'era Mary Poppins. E da grande ho deciso di tatuarmelo, quindi ho tatuato Mary Poppins sulla mia gamba. E in realtà, prima di fare il film però, poi sono stato chiamato per il provino, ho vinto il provino sia parlato che cantato, ma il tatuaggio era precedente. E lì è stata proprio la soddisfazione totale, perché ho sempre detto: io voglio un giorno doppiare un film della Disney, un film di Natale, cantare in un film, e queste tre cose si sono riunite tutte nello stesso film, oltretutto che era il sequel di Mary Poppins, quindi è stato veramente il momento per me più fico. Parliamo adesso di Ted Mosby. Yes, Ted Mosby di How I Met Your Mother, Josh Radnor. E lui è il personaggio che ho più nel cuore in assoluto, perché intanto l'ho doppiato per 9 stagioni, quindi mi ha accompagnato per un sacco di anni. E poi abbiamo vissuto un'evoluzione simile, cioè comunque all'inizio era un po' sfigato, poi è cresciuto, ha avuto mille vicissitudini, quindi davvero lui l'ho sentito molto vicino a me. Poi c'è questa cosa della simbologia di Ted Mosby, cioè di How I Met Your Mother, cioè il corno blu e l'ombrello giallo, che mi hanno affascinato da subito. Infatti io ho un ombrello giallo che mi è stato regalato da mia madre per il compleanno, e anche se il mio cuore batte per Robin, non dovrei dirlo forse, però io sono pro corno blu, però no, anche l'ombrello giallo. In realtà è proprio stata un'avventura pazzesca, mi è servita anche per rivivere in maniera diversa i miei anni, diciamo, dell'università, i miei anni da trentenne, da ventottenne, trentenne, giù di lì. Adesso passiamo all'animazione. Naturalmente, Monk e D. Luffy, detto Rubber. Apriamo una parentesi enorme su un personaggio che ho amato tantissimo, che amo tantissimo. All'inizio è stata dura perché, come ben sapete, arrivo in seconda battuta. Però poi l'ho fatto mio, ho assistito anche ai vari cambiamenti suoi, nel senso che lui comunque è cresciuto di suo, ma soprattutto ho assistito anche ai cambiamenti nostri in Italia. Come hai detto tu, lui l'abbiamo sempre chiamato Rubber in Italia, però poi è tornato con il suo nome, adesso lo chiamiamo Luffy, perché si è deciso di ascoltare una parte, credo, della comunque di attenersi all'originale. Sono cambiati altri nomi, quindi Usopp è diventato Usopp, e si è optato per un adattamento più fedele. Insomma, una serie di cose che hanno trovato un grande riscontro nel pubblico. E io devo dire che lo amavo prima, lo amo adesso. Un nome non mi cambia la vita, però sono affezionato tantissimo a lui. Per parlare di serie animate più adulte, naturalmente South Park, Pito. Pito? E mica solo Pito, in South Park faccio praticamente tutti i personaggi. No, non è vero. South Park è veramente un prodotto geniale. Noi lo doppiamo in contemporanea con gli Stati Uniti, noi dobbiamo doppiarlo mentre... cioè, abbiamo dei giorni fissi in cui doppiarlo quando torna nelle stagioni, e lì faccio veramente, mi sbizzarrisco tra 1000 personaggi, ma perché in originale è così, in originale ci sono, mi pare, 4 doppiatori che fanno tutto, noi siamo un po' di più, però anche noi abbiamo vari personaggi. Io faccio Pito, quindi Mr. Mackey, poi faccio Gerald Borflowski, cioè il padre di Kyle, che è tutto un po' in punta di forchetta, poi faccio Twink, che va sugli acuti, Asciughino, che vende il fumo, facevo Mr. Hankey, ho fatto Michael Jackson, ho fatto addirittura la rana nella vagina di Paris Hilton. Sono arrivato addirittura a fare questo. Bene, puoi salutarci con i tuoi personaggi?
Va bene, allora vediamo se li riconoscete. Il primo sarà così: un saluto dalla ciurma dei pirati! Un altro potrebbe essere: requiescat in pace, un saluto a voi. E un altro, per concludere, un saluto supersonico! Ciao!